prestazione di sostanza impreziosita da due gol, in particolare il primo, ce lo racconti? No, sono contento dei due gol, ma soprattutto per la vittoria. Il primo è stato tutto istinto, che un attaccante a volte le cose possono andare bene, a volte male, stavolta è andata bene. Ho provato l'unica cosa che potevo fare da lì era cercare di scavalcare il portiere e per fortuna è andata bene. Secondo gol invece al culmine di un'azione corale molto bella. Sì, questi siamo noi, siamo quando riusciamo a giocare in velocità, in modo tecnico, riusciamo a essere devastanti. Abbiamo fatto una gran giocata, Anthony ha dato una grandissima palla e sono contento del 2-0 che è avvenuto. Ritieni che l'approccio sia stato giusto dopo due sconfitte consecutive? Sì, sapevamo che era una partita importante e l'approccio doveva essere importante. Siamo di qua, abbiamo fatto 20 minuti alla grande e abbiamo indirizzato la partita. Poi un po' siamo calati, però sapevamo l'importanza della partita e abbiamo saputo stringere i denti e andare avanti. Nel secondo tempo non si sono corsi particolari rischi, diciamo una partita in controllo, si può dire così? Sì, ci siamo un po' troppo abbassati e questo dobbiamo cercare di non farlo, perché poi in B se prendi gol rimetti le partite in piedi. Quindi siamo riusciti a stare in partita e a tenere la porta inviolata, e quella è la cosa più importante. Ecco, cosa ti è piaciuto di più della Mi è piaciuto che sapevamo l'importanza di questa partita. Eravamo tutti consapevoli che oggi dovevamo fare punti e veramente i ragazzi siamo stati bravi a dare un grande segnale a tutti. Adesso c'è la sosta, no? Per via della partita della nazionale e poi si riprende un po' di spirito. No, io penso che ci voleva una vittoria per lavorare nella sosta in maniera più sereni e per prepararci, perché poi quando si riparte non ci fermeremo più, ci saranno tante partite e lì dobbiamo essere bravi a prepararci al meglio per affrontare tutte queste partite importanti.